Calcio e motori, una combinazione formidabile. Due passioni che da sempre sono in simbiosi. Controllare un pallone e guidare un'auto sembrano due esercizi semplici, ma non è così. Power 11 vi aiuterà a capire tutti i rischi e i pericoli da evitare alla guida di un'auto. In ogni puntata, un simbolo della AS Roma sarà impegnato in prove di guida sicura, test di abilità, prontezza e sicurezza. Ad assistere i giallorossi durante i vari esercizi ci sarà Gabriele Tarquini. 78 Gran Premi di Formula 1 disputati, un titolo British Tour Car Championship, un campionato europeo turismo, un WTCC e un altro titolo mondiale nel circuito FIA WTCR. Semaforo verde, Power 11, inizia! Aprilia, centro di prova pneumatici e formazione Bridgestone, una delle strutture nella sua categoria più grandi d'Europa. Benvenuti a Power 11. Anche oggi abbiamo un ospite importante nella storia del club giallorosso. Andiamo a vedere chi è. Con un pizzico di impazienza e soprattutto con molta curiosità, fa il suo ingresso all'interno del centro automobilistico l'ospite della nuova puntata di Power 11, Max Tonetto, nato a Trieste, ma figlio adottivo di Roma. Ha giocato nella formazione giallorossa per 4 anni, dal 2006 al 2010, vincendo 2 Coppe Italia e una Supercoppa italiana. Famoso per la sua corsa costante sulla fascia e per la sua benzina nelle gambe inesauribile. Max oggi dovrà confrontarsi con un tipo di corsa e velocità diverse dal solito. Ciao Max, benvenuto. Ciao, a Power 11. Grazie. Com'è andata? Tutto bene? Bene, bene, tutto bene. Un po' di traffico, ma per il resto tutto bene. Purtroppo il traffico è difficile da affrontare tutti i giorni, ma oggi troveremo delle avversità ancora più difficoltose a superarle. Però ci proveremo. Va bene. Andiamo. Andiamo. Gabriele Tarquini è uno scalpitante Max Tonetto a bordo della Hyundai Tucson 1.6 da 115 cavalli raggiungono il Mini Black Lake. Power 11 è pronto allo start. Prima prova, sottosterzo. L'effetto si ottiene percorrendo una curva a velocità costante su di un asfalto a bassa aderenza, girando velocemente ed eccessivamente il volante per inserire in curva la macchina. Utilità. Con un asfalto a bassa aderenza bisogna essere molto precisi nel giudicare l'angolo di sterzo ideale per rimanere nella traiettoria ideale e non uscire dalla sede stradale. Difficoltà. Se la vettura va in sottosterzo, bisogna avere la freddezza di ridurre l'angolo di sterzo per avere una buona aderenza sull'asse anteriore. Max, questo è il primo esercizio di oggi, si tratta del sottosterzo. Se non ci ribaltiamo è perfetto. No, con me vai tranquillo. Beh, che non ci cappotteremo. Il campo è bagnato però, eh? Si può giocare? Sì. Il campo è bagnato, ma sai, a pallone lo bagnate sempre prima di iniziare, no? Sì, però se non rimbalza non si può. No, no, qua rimbalza. Lo faccio di seconda marcia, tengo sempre la seconda, arrivo a 75, do tanto angolo di sterzo sull'apice della curva, la macchina partirà verso l'esterno della curva, quindi andrà completamente dritta, quello si chiama appunto il sottosterzo. Io riduco acceleratore, riduco l'angolo di sterzo e la macchina riprende grip sull'anteriore. Riduco, riprende grip sull'anteriore e gira. Vabbè, non me l'hai spiegato perché lo devo rifare io, no? Sì. No. Sì. Vedrai che ci riuscirai tranquillamente. Sembra difficile, ma non lo è. Max era un po' incuriosito, ma anche forse un po' preoccupato. La voce sembra molto semplice, poi dal vero vedremo. Adesso ci rimettiamo in posizione e me lo farai vedere di nuovo. Lo devo fare io? Sì. No. Sì, tranquillo. Perché non ci riesci? Sì. Ci provo. Non ho mai guidato a marce, grave?
Non ci credo, non ci credo. A 75 all'ora finiamo nel futuro? No. Siamo nel presente a 75. Comincia a lanciarti, velocità costante. Gira. Veloce, 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 veloce. Tendenzialmente sei stato un po' timido nella velocità e nel girare il volante. E la macchina va dritta, che è un controsenso, perché tu dici do angolo di sterzo, la macchina dovrebbe girare di più. No, perché ti perde aderenza sul treno anteriore. La macchina va dritta. Ho così. Capito. Poi tu togli riduci la velocità, raddrizzi il volante, la macchina prende grip e giro. Io voglio andare nel passato. Ok, vai, 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 vai. Gira, vai, gira, gira. Molla, molla, riduci. Hai visto che ce l'hai fatta a provocarlo il sottosterzo? E dai. Adesso la correzione la puoi fare un pochino meglio, cioè nella fase di correzione. Adesso hai provocato il sottosterzo, sì. La macchina andava tutta dritta. E non sono tornato. Sei tornato però con lentezza. E questa è una cosa che può succedere anche nella vita di tutti i giorni. Bassa aderenza con la neve, con il ghiaccio. Cioè non una cosa la facciamo capitare nella vita di tutti i giorni. Perché? Ma potrebbe essere divertente. Qui lo è, perché siamo in tutta tranquillità, sicurezza. Diciamo che la fase finale devi migliorare. La fase iniziale va bene. Sai cosa c'è? Che la fase iniziale comunque ti blocca, sì. ti crea... Però devi saper reagire, perché se ti succede nella vita di tutti i giorni, devi sapere che devi reagire. È la fase paralizzante, no? Esatto. Sì. Vai, gira. Riduci, togli il gas. Diciamo che questa ti è venuta un po' meglio. Io ti darei, per la tua predisposizione a produrre la fase, come dicevi tu, paralizzante, sì. Ti do 3 gomme su 5. Vabbè. So, devo essere felice? Sì, sì. Molto. Grazie. Bravo. Max si è comportato bene. All'inizio, la prima prova, era molto spaventato. Gabriele mi ha dato 3 gomme su 5 e penso che possa essere soddisfatto, considerando insomma il fatto che non sono così pratico nella guida. Alla fine l'esercizio è venuto bene. Credo che al fantacalcio sarebbe stato un buon 6,5, una buona partita con qualche buon cross. Il primo esercizio ha messo a dura prova Max Tonetto. Tuttavia, l'ex giallorosso ottiene un positivo punteggio di 3 gomme su 5. Conclusa la prima prova, Max è pronto a catapultarsi nuovamente nell'abitacolo per il prossimo esercizio. Gabriele vuole mettere alla prova i riflessi del suo ospite speciale con The Wall. Max, adesso è arrivato il momento del gioco jolly, dove ci sono 3 gomme a disposizione come punteggio massimo, e il gioco consiste nel fermarsi più vicino al muro in una frenata di emergenza. Quindi hai 3 tentativi per fermarti veramente a millimetri dal muro senza sfondarlo. Proviamo a non buttarlo giù allora. Sì, vediamo che cosa succede. Andiamo. Il pilota dovrà correre ad una velocità costante e frenare il più vicino possibile al muro di gomma, posto alla fine del rettilineo. Un gioco per allenare i riflessi e il tempo di frenata. L'ex giallorosso riuscirà a fermarsi con la Hyundai Tucson nel modo corretto? 70 all'ora in questa corsia qua a destra, vai, 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 vai. E poi gestisci la frenata. Non frenare prima. 70, ok. Giù. Frenato prima. Qui sei ancora lontano, cioè hai ancora almeno 50 centimetri, un metro. Oh, l'hai gestita, ma mica tanto, perché siamo arrivati veramente appiccicati al muro. Bravo! Nonostante il primo tentativo, io ti do 2 gomme su 3. Che facciamo? L'andiamo a vedere? Un millimetro, siamo. C'è il VAR? Ma quanto hai lasciato? Cioè, non mi ha dato 3 gomme su 3, non mi ha dato. Possiamo andarla a rivedere? Andiamo a rivedere? Andiamo a rivederla. A questo punto, Tonetto, non del tutto convinto, chiede l'intervento del VAR. Il VAR è giusto. L'esercizio, se lo facevi il primo tentativo, al primo tentativo questo ti davo 3 gomme su 3.
Però era il tuo secondo tentativo. Per questo ti ho dato 2 gomme su 3. La prova del gioco, malgrado l'intervento del VAR abbia confermato la frenata a pochi centimetri dal muro, si conclude con un irrevocabile 2 gomme su 3. Niente, non si schioda. 2 su 3. La doppia schivata consiste in un doppio cambio di direzione a velocità costante. L'esercizio si effettua con una velocità iniziale intorno ai 65 km orari, per poi arrivare a toccare i 70 km orari con cambio di traiettoria sinistra-destra-sinistra e frenata con l'auto in posizione dritta. Utilità: simula un duplice ostacolo improvviso su un'autostrada o una strada a doppia corsia, con possibilità di cambio di carreggiata. La difficoltà: tendenzialmente si tende a frenare nel cambio di direzione con conseguente perdita di aderenza e probabile sovrasterzo nel richiamo sinistra-destra-sinistra. Max, passiamo al secondo esercizio. Spero che ti stia divertendo, no? Sì, mi sono divertito. Diciamo che la parte più bella è stata quando sono stato di qua. Perché quando sono stato di là un po' i piedi mi sudavano. Però adesso alziamo un po' il livello. Va bene. Faremo un esercizio un po' più complesso, dove bisogna essere molto reattivi con il volante, avere un buon timing, se no buttiamo giù dei birilli o un muro. Quindi cerchiamo di alzare un po' il livello. C'è un muro, quindi. C'è un muretto, sì. Non è così facile, vedremo cosa succederà. Deve alzare il livello, cercheremo di alzarli insieme e vedremo come risponderà. La facciamo sempre di seconda. La velocità è intorno ai 65-70 km all'ora. Vabbè. Beh, non ho buttato giù neanche uno, sono stato bravo. Non hai preso niente? No. Io li prendo tutti. Mi devi ridare il voto? Dopo. Lo vuoi prima? Volante sempre. Lanciati, vai. Ok, va bene così. Vai! Guarda, hai fatto tutto perfetto. Dall'uscita? L'uscita ci siamo fermati, siamo andati fuori strada perché dovevi fermarti praticamente dritto di là. Però sei stato bravo, reattivo, la velocità non era così elevata perché l'hai fatta intorno ai 56 km all'ora. Adesso cercheremo di farlo un po' più veloce. Adesso, però, alzando la velocità diventa più difficile perché devi essere ancora più veloce. Un po' di più, ok? Vai! Bravo, 65 all'ora. Adesso lo facciamo 68-70. Dai, dobbiamo andare a 70. Sì, lo proviamo, non hai preso neanche un birillo. Andiamo a 70. Se no dicono che è troppo facile. Ok, vai. Bravo, hai fatto tutto quello che andava fatto e ti do 5 su 5. Dai. bravo. Abbiamo alzato il livello di difficoltà e Max ha risposto. Ma è andata meglio, ho preso un po' più di confidenza e Gabriele è stato sicuramente molto bravo a spiegarmi, però insomma decisamente meglio rispetto a prima. Zitto zitto è stato il migliore nella doppia schivata, quindi gli ho dovuto dare per forza 5 gomme su 5. Sì, 5 gomme su 5, direi che insomma è... quando si tratta di alzare la velocità, poi mi sono sempre piaciute queste cose anche sul campo e poi adesso mi ci sono proprio ritrovato, è stato anche abbastanza semplice. Il punteggio della seconda prova è un favoloso 5 gomme su 5. Vai. Dopo i 2 esercizi di guida sicura, Gabriele ha fatto allestire il circuito cittadino, che come sempre sarà il banco di prova finale di Power 11. Su questo breve tracciato, Max dovrà fare molta attenzione ai pericoli che spesso possono capitare durante un tratto in città. Gli imprevisti possono essere rappresentati da ostacoli improvvisi, cambi di direzione e frenate d'emergenza.
meglio se non mi fate pensare troppo, io ero abituato a correre senza fare tanti ragionamenti, ci proveremo. Max, a vederlo così di persona, mi aspetto una prova perfetta, cioè nel senso il rispetto di tutta la segnaletica orizzontale e verticale, però mai dire mai. Vado? Sì, vai. Puoi mettere prima seconda e poi ti lascio andare nel traffico cercando di tenere le mani sul volante. È certo. Bene, posizione 9.15, sempre la corsia. Ti sei fermato perché c'è la maglietta della Roma oppure ti saresti fermato ugualmente? Mi sono fermato per non prendere. Hai visto il cartello? Ho visto il cartello, sì. Verticale dove c'era un attraversamento pedonale. Attraversamento di bici. Ok, continua su 40. Sei troppo attento, hai visto il cartello? Ma no, ma ho visto la tuta da Roma. Era anche fluo questa tuta, quindi era impossibile non vederlo. Lo salutiamo e possiamo continuare. Andiamo. Okay, la corsia d'accelerazione è questa, 60 lo vedi giù, puoi andare tranquillamente. Eccolo qui, quindi schivi, rientri e passiamo avanti. Accelera. Ok, velocità costante così, vai. Perfetto. Ti sei ricordato in ritardo anche a schiacciare la frizione? Sì. Però non si è spenta neanche la macchina. Ci siamo fermati a mezzo metro dalle paperelle e quindi ti do 5 gomme su 5. E dai. Qui il punteggio si fa interessante. E dai. Percorso cittadino impeccabile, però anche nella vita di tutti i giorni si comporti così in città. Sto entrando nella parte, anzi, insomma, con Gabriele è tutto molto facile perché lui spiega molto bene, è chiaro, quindi è andata bene. Nella frenata d'emergenza ha usato tutta la forza delle gambe, perché i calciatori, insomma, nelle gambe hanno tanta forza, però di solito sono titubanti a metterla sul pedale del freno, invece Max gli ha dato una bella pestata. Sono soddisfatto anche di questa prova. Gli ho dato 5 gomme su 5 perché ha fatto tutto in maniera perfetta. L'esame sul circuito cittadino è stato superato brillantemente, mettendo in risalto la prontezza di riflessi e la conoscenza del codice stradale di Max Tonetto, che ha ottenuto uno straordinario 5 gomme su 5. Max, visto che hai passato brillantemente gli esercizi di abilità, adesso ti facciamo un regalo. Qui a Power 11 siamo abituati alla velocità e andiamo in pista con questa macchina. Ok. Il campione del mondo WTCR è pronto a sfruttare appieno le potenzialità della Hyundai i30N. Come vedi, la macchina è cambiata non solo nell'aspetto, ma anche nella potenza, nella brillantezza, e quindi andiamo ad affrontare la pista. Andiamo. Un'auto da 275 cavalli, con un'accelerazione da 0 a 100 km orari in 6,1 secondi e una velocità massima di 250 km orari. Motore caldo, caschi allacciati, si parte! Il primo circuito che la Hyundai i30N affronta è l'ovale. La pista è caratterizzata da due curve paraboliche, ognuna lunga 1 chilometro, che raccordano i due rettilinei lunghi anche loro 1 chilometro e larghi 35 metri. Ed il cui scopo è quello di mantenere alta la marcia dell'autovettura. La velocità massima consentita è di 250 km orari. Poi faremo l'anello di alta velocità, che dà sempre una bella sensazione perché si porta la macchina in tutta sicurezza vicino ai 250. La velocità è importante sui circuiti, ma il controllo e la stabilità lo sono di più. E Gabriele Tarquini vuole dimostrare proprio questo a Max Tonetto. 180? Bella sensazione? Sì, sì. Simile montagne russe, no? Sì.
sono arrivato. Stavo spiegando che il mio ruolo quando facciamo le montagne russe è quello che sta giù con i giubbotti e con tutte le borse. È presente? Però qui si divertiva di più, si divertiva di più. Bello però, bello. Terminato di girare sull'ovale, l'auto fa il suo ingresso nel dry handling. Ora si fa sul serio. Velocità, abilità, tenuta di strada. Per Max diventa un'esperienza fuori dal comune. Spinge questo. Parametri di potenza. Certo, c'è il tempo, Guarda i parametri. Stavo proprio valutando. Stai valutando? Sì, come no. Insomma, sta un videogioco. Montagne russe. Sacchetto? Sì, ma il calore. L'alta velocità e il cimentarsi con un circuito in piena regola non è un'esperienza facile da digerire, soprattutto per chi non si è mai minimamente avvicinato ad una prova del genere. Un po' troppe curve. Soffriva non le un po' prende di piano, No? No, mi esageri in curva, mi vai in accelerata. Seppur Max, per sua stessa ammissione, non è molto avvezzo a queste andature, alla sportività della i30N, ha avuto un crescendo. All'inizio c'era molta curiosità, mano a mano insomma scopri e cerchi di capire le varie situazioni. Si è divertito, ha avuto un po' di mal di stomaco, di nausea nell'handling, ma questo è normale. Perché Gabriele spinge in modo particolare sulle curve. Temperature alte in macchina, con accelerazioni laterali importanti, gli hanno dato un po' di mal di stomaco. E non sono abituato a queste velocità, ho visto come con la tecnica di Gabriele riesce ad affrontare queste curve in modo incredibile. Ha fatto tutti gli esercizi, ha preso insomma una votazione importante, quindi promosso a pieni voti. Max Tonetto ha ottenuto questi punteggi: 3 gomme su 5 nella prova del sottosterzo, 5 gomme su 5 nell'esercizio della doppia schivata. Anche nel circuito cittadino ha totalizzato il punteggio massimo di 5 gomme su 5. A tutto questo va sommato il bonus di 2 punti ottenuto nel gioco del muro per un totale di 15 gomme. L'esperienza a Power 11 di Max è terminata. È stata una giornata piena di sensazioni, di sorprese e di sfide che hanno messo in vetrina le qualità da pilota dell'ex romanista. Beh Max, com'è andata oggi? Spero che ti sia divertito, oltre ad aver appreso qualcosa di utile poi nella vita molto, di tutti molto. I giorni. Mi sono divertito molto, è stato molto emozionante, ti ringrazio. Bene, allora mi raccomando. Grazie di tutto. Alla prossima, ciao. Ah, e Gabri, un benzinaio qua in zona? Guarda, sempre in fondo a destra, come al solito. Perfetto. Però mi raccomando, quando vai dal benzinaio, oltre a fare benzina, ricorda di controllare il livello dell'olio e la pressione delle gomme, cosa fondamentale per la guida sicura. Benissimo, grazie di nuovo. Ciao. Ciao. L'automobilismo fa parte di me, del mio corpo. 4 ruote, un sedile, un volante. È questa la mia vita. Ayrton Senna.